Hanno avuto collaborazione internazionale di rilievo, tanto per dirne una, Franco ha suonato con la band dei Blues Brothers quando c'è stato il festival a Monza. Eravamo tanti per dirne una. E comunque hanno avuto collaborazioni varie importantissime. Marco è stato in una band con Cooper Terry che ha fatto un po' la storia del blues, soprattutto a Milano, ma diciamo in Italia sin dagli anni '80. Quindi hanno una lunga percorrenza nelle loro spalle. Questa sera sono accompagnati alla batteria da Alessio Gavioli. Doveva esserci al basso Lillo Rogati, il grande Lillo Rogati, che è decano dei bassisti perlomeno qua intorno, ma direi anche lui a livello nazionale. Purtroppo ha avuto un improvviso problema di salute e non è potuto venire. Quindi dovrete sorbirvi Franco Lomona col basso con loro indegnamente. Non è mio basso. Avrei preferito vedere qui Lillo. Vi facciamo tanti auguri per la sua situazione. Volevo però leggervi una frase che loro hanno scritto nella loro, diciamo, parte bio, e che dice: il blues è l'anima della musica, la fonte alla quale si corre, si torna sempre ad abbeverarsi, motore e linfa vitale di ogni ispirazione. A me sembra una bella frase e credo che meriterebbe anche un bel applauso. E con questo spirito che vanno ascoltati questi signori. Buon divertimento. Franco Monaco, abbiamo un piacere di averti questa sera. Grazie, grazie di cuore. Grazie, facciamo ancora un grandissimo applauso a Fabio Mazza Band, Greta Bragoni, fantastica. Kim Bismuth Trio, Mad Boy, sono bello. L'anno scorso Andrea Capusso mi mandava il suo CD perché era uscito il 19 di dicembre, quest'anno siamo qua insieme, veramente. Sono finalmente una bella coincidenza, una bella cosa, suonare dal vivo. Grazie al Blu, grazie a tutti voi, non è facile organizzare queste cose, grazie Italia Blu River. Blues time, baby! Night.
Ciao.